È bello e gioioso essere santi. È bello e gioioso incontrare santi. E oggi ne incontriamo almeno due. San Pio, iniziando la novena che ci guiderà tra 9 giorni, il 23, alla sua festa, e incontriamo questo suo figlio spirituale, concittadino anche di Pietrelcina, che lo ha in qualche modo sostituito nello stesso luogo, qui a San Giovanni Rotondo, pochi mesi dopo la sua dipartita dalla terra per il cielo. Ma credo che l'immagine più bella forse stia nel quarto lavoro e attività di Fra Modestino, soprattutto qui a San Giovanni Rotondo, il portinaio. Gesù stesso si è identificato e ha detto di sé stesso: io sono la porta. Fra Modestino è il portinaio di quale porta? Senza dubbio quella del convento qui a lato della chiesa. Quante volte l'avrà aperta e chiusa, e quante volte ha fatto entrare e accompagnato, salutando nell'uscita tante persone. Ma quella porta diceva e ricordava l'altra porta, la porta di Cristo. Attraverso quel servizio apriva il cuore a Cristo dei fratelli e delle sorelle, e apriva la porta del cuore agli altri. La missione di Fra Modestino è quella di portinaio del Signore. E credo ci sia anche un po' di, forse piccola profezia, di una frase di Padre Pio molto bella e riportata: quando andrò su in cielo mi fermerò alla porta del paradiso e non entrerò finché non sia entrato l'ultimo dei miei figli e figlie spirituali. Ho citato giusto, più o meno è così. Ebbene, è quasi profetico che qui, a pochi mesi dopo la sua dipartita per il cielo, sia arrivato Fra Modestino a continuare quel servizio di portinaio, a tenere aperta questa porta del paradiso ai fratelli e alle sorelle, ai figli e alle figlie spirituali, in cui tutti in qualche modo vorremmo identificarci.